match sarà un Elimination tornado tag team match, e peraltro gli schieramenti e eventuali sottomissioni verranno anche calcolate e valutate all'esterno del ring. Interessante la cosa, eh? È vero, molto interessante, soprattutto direi perché è un tornado tag team match. L'altra volta abbiamo avuto un match loro contro due normale, ora un Elimination peraltro si può schienare e sottomettere all'esterno. Wow! I fan sono tutti dalla parte di Ernemor qui a Wichita in Kansas, la sua città natale. Questo invece è Mr. Money in the Bank 2022, Dodger, il salvatore. Mi piace però quello che si è venuto a creare tra Ernemor e Dodger, staremo a vedere. Attenzione, i fan si fanno sentire qui alla uscita, tutti da parte di Ernemor. Allora qui, oh, quale slam di Ernemor, dall'altra parte neckbreaker di Dodger, entrambe il match fino adesso da parte di entrambe le coppie. Attenzione, qui Ernemor butta sul ring, butta sul ring il Number Brothers, mentre Dodger gioca il ritorno in Elimination Match. Oltre ad essere tornato si può schienare anche fuori, quindi ci sono molte modalità di vittoria in questo match. Sicuramente stando vicino è più importante, perché è più difficile poi eventuali schieramenti. Però attenzione, tutto potrebbe succedere qui. Vertical Suplex da parte del Number Brothers su Dodger, la schiena di Dodger fa crack subito. Sì, però il match è appena iniziato, dunque c'è molta carne a fuoco ancora da gustarci in questo match. Vediamo se ti prenderebbe prima, per esempio, un oggetto contundente. Flapjack qui, da parte di Dodger, una delle sue tipiche manovre. Utilizzava molto John Jason, ancora Flapjack. Adesso un buon momento di Dodger, mentre pessimo momento di Ernemor, che tenta di reagire in qualche modo. Sì, però solamente la Mers Brothers in coppia mi sembra davvero forte. Cioè, nel senso, non sapevo neanche chi siano, però mi sembrano davvero forti. Qui Gutbuster da parte di Dodger, dall'altra parte grande rientro di Ernemor che tenta una reazione. Altro terzo flapjack di Dodger, Ernemor qui viene messo giù. Ma c'è anche difficile commentare perché sono sempre pur sempre due coppie a confrontarsi nello stesso istante, nello stesso momento. Neckbreaker di Dodger, Ernemor non sta facendo molto. I Numbers Brothers mi sembrano molto furbi a lottare lì vicini senza pretendere troppo le loro capacità. C'è lo Spinebuster qui, c'è la netti dall'altra parte. I Numbers Brothers già vogliono chiudere il match, già vogliono chiudere
Dodger. Oh mio Dio, butterfly loca. Ernemor già è la frutta. Ernemor già la frutta. Dodger qui del periodo di sollevamento. Niente da fare. È più pesante l'altro. Fanno la prova a farsi sentire. Sono tutti dalla parte comunque di Ernemor e di Dodger. Nessuno vuole questi due invasori di Numbers Brothers. Come ricordo l'anno scorso a NRWS, anzi due anni fa, a NRWS nel 2013. Era probabilmente fine 2013, due mesi per la quinta stagione di NRWS. Nudo Express qui del Nemor, che vuole fare le cose, mettere le cose in chiaro. Eh sì, dovesse eliminare il numero 2, sarebbe davvero la fine per l'Ambers Brothers. Oh, attenzione però, qui Dodger ha la schiena a pezzi. Un altro spinebuster del numero 3, che è quello più fisicato se non erro. Ancora! Si fanno sentire, vogliono qualcuno che porti la vittoria a Civilization contro questi Numbers Brothers. Attenzione ancora, oh mio Dio qui! Spot Vega c'è uno, due, ribaltare la doccia, uno, due, e no, si salva Numbers Brothers, dall'altra parte non ho visto cosa è successo, uno, due, mamma mia ragazzi, non ho visto cosa è successo. Attenzione a Tompson, quel driver che è chiuso per ben due volte a Nemor. Il Nemor è stato schienato due volte, mentre Dodger non è mai stato schienato da il Nemor Sbalza. Dica io, no! Il Nemor Sbalza lo conoscono troppo bene. E vedo anche questa, ma anche Dodger, quindi a correre le biciclette. Prendo un bel suplex e dropkick di Dodger. Qua è la fine per il Nemor Sbalza. È la fine, c'è Dica io uno, due dall'altra parte. Dica io, sì! E Dodger qui si occupa del numero 3. Attenzione, 1, 2, no! Sasa Flip, 1, 2, ribaltato, 1, 2, e non c'è il 3 neanche stavolta. Che match ragazzi, tra queste due squadre, Ernemor e Dodger. Dodger ricordiamo sarà l'anno speciale del match 3 Ernemor. O David Johnson o Mr. Gufo o entrambi ad Asylum. Gran bel match ragazzi. Si continua, Ernemor qui subisce ancora una volta. Mentre Dodger, qui Dodger, come fare? Oh mio Dio, Maxi Castle Buster! Ma questa è la mossa di Eva! Mi torna la sua, sto schieramento! Uno, due, entra Dodger fuori! E attenzione all'altro schieramento! No! Uno, due, si salva Ernemor, ma ancora una volta Ernemor rimane fuori, o meglio, rimane dentro da solo. Mentre Dodger qui, Dodger è stato eliminato. Incredibile, incredibile. Ernemor di nuovo solo, non può farcela. È peraltro in un torneo tech team match poi, come, cioè non ce l'ha fatto in un match normale. Pensate in un torneo tech team match. Però lo schieramento, uno, due, c'è l'intervento dell'assistente, dell'altro partner. Ernemor vuole Ernemor, ma non riesce. Ma questi sono due ragazzi, questi sono due messi all'angolo. Vogliono divertirsi adesso con Ernemor. Tentativo di superplex, lo stanno distruggendo. Questo Ernemor arriverà malissimo ad Asylum. Dalla terza corda, è la fine. Uno, due e tre. Che vittoria ragazzi. L'ordine vince e batte di nuovo schiena nel giro di un mese per la terza volta Ernemor qui a Wichita in Kansas. I Numbers Brothers restano imbattibili, mantengono la loro imbattibilità e schienano quindi ancora una volta Ernemor e stavolta anche Dodger. Incredibile ma vero, cioè questi Numbers Brothers sono imbattibili. Se questi vanno per i titoli, altro che vincerli. Cioè questi sono imbattibili. E dopo un bellissimo surplex vanno a schienare Ernemor. I fan sono delusissimi da questo finale che precede Asylum. Sa di fatto che Ernemor viene per un'altra volta schienato. Insomma, se dovesse perdere il titolo anche quella di Asylum sarebbe la fine per questa atleta. Dalla cima al fondo, devo andare ai filoni, l'appuntamento è da Asylum. Alla prossima, ciao!